Un saluto a tutti gli amici di InfoDrones, io sono Shadi e oggi vediamo insieme l'Eichin E511S, un drone economico pieghevole con cui è semplicissimo imparare a volare. Il drone arriva in una confezione in plastica con insieme il manuale di istruzioni in italiano, un set di viti, un cacciavite, il caricabatterie, due eliche di ricambio, il radiocomando e i paraeliche. I materiali sono molto semplici e plasticosi e portano il drone ad un peso di 280 grammi. Si tratta di un quadricottero pieghevole e poco ingombrante e proprio per questo motivo è facile portarlo ovunque senza avere ulteriori borse. Il radiocomando ha dimensioni simili al controller di casa DJI, ma chiaramente i materiali plastici e i comandi non sono della stessa fascia. I pulsanti che troviamo sono tutti segnati nel radiocomando e in questo modello possiamo decollare o atterrare con un tasto, inclinare la fotocamera, orbitare su un oggetto, cambiare velocità di volo, fermare i motori, scattare foto o registrare video e calibrare il GPS. In assenza di vento, il volo è preciso e stabile grazie al GPS che fa un ottimo lavoro anche per quanto riguarda il ritorno a casa. La durata della batteria da 1200 mAh si aggira intorno ai 15 minuti e la possibilità di cambiare velocità di volo da radiocomando l'ho trovata molto comoda e anche se la fotocamera non è buona, riusciamo a portare a casa qualche clip. Le impostazioni video sono quasi tutte automatiche e non abbiamo possibilità di cambiare o migliorare la qualità, ma stiamo comunque parlando di un drone di fascia bassa. La ricezione è discreta, dopo 50 metri di distanza inizia a perdere il segnale wifi e non siamo in grado di vedere ciò che accade dal display del telefono collegato tramite app. L'applicazione si scarica facilmente tramite codice QR presente nel manuale. Collegandoci al wifi interno del drone, una volta connessi, saremo pronti a volare. L'applicazione è davvero semplice e intuitiva. Non abbiamo molte impostazioni. E per quanto riguarda le modalità di volo, non sono riuscito neanche una volta a farle funzionare. Solamente per quanto riguarda il ritorno a casa si è comportato bene. Il drone infatti riusciva a tornare sempre al punto in cui era decollato. Ho avuto diversi problemi nel salvataggio delle clip registrate. Inizialmente, anche con SD inserita, non riuscivo a registrare, dovendo per forza togliere e reinserire la micro SD per poter salvare video o foto all'interno. Molte volte il drone si disconnetteva dal telefono e dovevo riavviare tutto, ma fortunatamente il controller non perdeva mai di segnale. Il prezzo di questo drone su Amazon si aggira intorno ai 160 euro, ma su Banggood è possibile acquistarlo ad un prezzo molto più basso. Un prezzo quindi sì economico per un drone dotato di GPS, ma a parer mio un po' troppo alto. Mi aspettavo infatti materiali più solidi e una fotocamera migliore. È chiaro che se non vi interessa il mondo video e foto, ma volete solamente volare con un drone pieghevole e leggero, senza spendere molto, questo modello fa il suo lavoro e risulta essere comodo e reattivo. Vi ricordo che in descrizione troverete tutti i link per acquistare il drone nei vari store. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e ci vediamo ad un prossimo video.